La ricetta di oggi consiste nel fare una pizza in casa a modo mio. Ognuno ha la sua ricetta. Questa è la mia versione, senza la minima presunzione di fare la miglior pizza del mondo. Gli ingredienti sono lievito madre raddoppiato, acqua tiepida, sale, lievito di birra che uso esclusivamente come starter e farina. Due parole sulla farina. La mia miscela è formata da farina 00 di tipo 2 e la Manitoba. Versiamo prima di tutto in planetaria il lievito madre e mettiamo un goccio d'acqua. Intanto sciogliamo il lievito di birra nell'acqua tiepida rimasta. Il lievito madre si è sciolto e ora ci versiamo tutta la farina. E almeno metà dell'acqua tiepida con il lievito di birra sciolto. Vedete come si stacca dalle pareti? Ora aumentiamo la velocità. Sono passati un paio di minuti, mettiamo un altro po' d'acqua. Un altro filo d'acqua. A questo punto, dopo aver visto che si è formata la maglia glutinica, aggiungiamo il sale. A circa 6 minuti spegniamo un attimo la macchina. Aggiungiamo un altro po' d'acqua. E facciamo ripartire. Abbassiamo e aggiungiamo la restante acqua. Gli ultimi 3 minuti ad alta velocità.
lo mettiamo in un contenitore unto di olio, un velo di pellicola, facciamo 2-3 buchetti e lo mettiamo in frigorifero per 24 ore. Vedete quanto è lievitato? Deve restare almeno un'ora a temperatura ambiente. Togliamo la pellicola. Ci procuriamo una teglia, la foderiamo di carta forno, la ungiamo leggermente di olio. Semplicemente versiamo l'impasto sulla teglia. Con le mani unte di olio la stendiamo leggermente. Un velo di pellicola e la facciamo riposare fino al raddoppio. Io lo metto in forno con la lucetta accesa. A questo punto preferisco fare una leggera precottura. La metto in forno preriscaldato, ventilato a 180 gradi. Sono bastati 10 minuti. La salsa di pomodoro l'ho preparata precedentemente con olio, aglio, pomodorini datterini, pomodorini secchi, origano e sale. Sarebbe già buona così. Aggiungiamo i capperi nani dissalati, olive taggiasche, acciughe sotto sale fatte in casa, e per ultimo la mozzarella. Alziamo un po' il forno a 190 e la mettiamo di nuovo in forno. E dopo 10-12 minuti questo è il risultato. Auguro a tutti voi un buon appetito!